non posso dare io la colpa ai ragazzi perché non sono venuti, hanno fatto una forma di protesta. Io sono venuto qua per cercare di salvare il salvabile, di non farci dare il punto di penalizzazione, per cercare di portare avanti questo progetto Paternò, di fare di tutto per portarlo a conclusione, perché ancora c'è la possibilità di poter salvare il Paternò. Ma a questo punto no, visto che anche i tifosi hanno espresso la propria volontà, io ho deciso di dimettermi. Quindi ci sta dando l'ufficialità delle sue dimissioni in questo momento? Sì, sì, io mi dimetto. Lascio spazio ad altri, rimetto il mio mandato dai presidenti, penseranno poi i presidenti, si metteranno d'accordo con i ragazzi come fare, come non fare. Una precisazione, oggi non ho fatto venire il mister apposta, una scelta mia personale, perché questa cosa è crollata nel giro di 12 ore, perché è nata ieri che i ragazzi non volevano scendere in campo, non siamo riusciti a prenderla completamente per i capelli. Ripeto, non c'è che dire ai ragazzi, perché alla fine da 7 mesi che c'è questa situazione. Voglio di nuovo ribadire, io e i miei dirigenti siamo venuti qua per salvare e salvarmi, almeno non prendere il punto di penalizzazione. Ho capito che non è stato apprezzato, arrivato a questo punto è inutile, almeno la mia presenza, continuare a Paternò non c'è più senso.